la Fondazione Mancuso è un'istituzione appunto istituita dai fratelli Mancuso in memoria del padre e dell'avvocato Mancuso, il quale anche lui ha sofferto l'internamento in un campo di concentramento. Motivo per cui ogni anno pensiamo sempre di commemorare, in questa giornata pensiamo sempre all'avvocato Mancuso, che in nome del quale è stata istituita la fondazione, il quale oltre a dire in questo contesto, essendo questa manifestazione cresciuta all'interno della scuola, è per noi ancora più significativa, perché proprio l'avvocato Mancuso aveva questa voglia di incontrare sempre i giovani e raccontare questa memoria che lui aveva sofferto, il periodo di concentramento, che è stato internato in questi campi di concentramento, proprio per ricordare. Per noi è un obiettivo fondamentale quello della collaborazione, in modo particolare con i giovani, perché riteniamo che oggi purtroppo si vive di presente. E quando si vive di presente e si dimentica il passato, non ci può essere futuro. Quindi non bisogna mai perdere la memoria per poter costruire il futuro ed evitare, così come purtroppo ancora oggi ci sono le guerre, la distruzione, e soprattutto che i giovani possono creare, cioè istituire, avere la speranza di un mondo di pace. Oggi l'Istituto Tecnico Industriale Evangelista Torricelli ha voluto organizzare un convegno che non deve essere comunque una commemorazione, ma un momento di riflessione per dire mai più, ma purtroppo questo mai più continua a non essere osservato. Noi vogliamo dare un messaggio di fratellanza, di sorellanza, di amore e di pace, e pensare ai tanti fratelli che hanno creato e continuano a creare un cimitero nei fondali del Mediterraneo. Questo momento di riflessione è stato voluto fortemente dai ragazzi del collettivo studentesco. Infatti, se non ci fossero stati loro, la giornata non si sarebbe realizzata. Ecco perché dico che i ragazzi sono il nostro futuro, sono la nostra speranza, e noi dobbiamo cedere quella fiammella, e non dovrà mai spegnersi.